Ciao a tutti quanti, un festosissimo ciao a tutti. Allora, da quando faccio video, ho arbitrariamente aperto la nuova rubricona delle cose che vado finendo, cioè i prodotti che vado terminando. Ho una pochette in bagno, man mano finisco, o lavo le confezioni e le metto in questa pochette, oppure le finisco, metto là e poi prima di metterle nella raccolta differenziata le lavo. Questo è il ricavato di credo febbraio e marzo. Sì, perché siamo inizi di aprile, quindi metà febbraio, ma tutto marzo. Purtroppo, ahimè, ci sono delle cose che sono finite e mi è dispiaciuto veramente tanto che siano finite. Ma cominciamo. Mi dispiace da impazzire, comincio proprio da loro, le buonanime. Sono finiti loro due. Sono finiti shampoo e balsamo John Frieda, l'ho fatto vedere un video haul che ho comprato gli altri due dell'altra linea. Sentite il vuoto. No, niente, mi sono strapiaciuti, ragazzi. Oggettivamente costano tanto, ma durano altrettanto, quindi ne è valsa assolutamente la pena. Quindi ciao, ci rivedremo. Cioè, allora, io ho preso l'altra linea, questa qua. Credo proprio che la ricomprerò quest'estate perché sa di fresco. Mi è piaciuta veramente tanto. Questa è la linea ristrutturante, quindi bye bye. Loro mi dispiacciono morire, sono finiti. Non mi dispiace per niente invece che non vedevo l'ora che finissero. L'ho detestato. Sto coso qua, la cos'è? Clinians. Questo è Azione Pulizia Viso, non è vero, latte più tonico 2-1, nuova, dona nuova, luminosità al viso, grazie a Don Nunzio, c'erano i brillantini dentro. Allora, vi spiego l'aneddoto del perché io ho comprato sta porcheria qua. Lasciando stare il fatto che io compravo latte tonico, latte con tonico insieme a Clinians quando ero più ragazzina, c'avevo una cosa nell'occhio. Qui a Palermo c'erano delle UPIM che ora hanno chiuso. Io non lo so nel resto d'Italia se hanno chiuso o meno, ma qua hanno chiuso il posto. Ci hanno messo per altri 100 OBS. Così a Palermo siamo arrivati a quota 4000 OBS. A un certo punto alla UPIM hanno cominciato a svendere una serie di cose, tra cui questo qua, che l'ho preso però in una spicciolata. Io credo di averlo pagato tipo 2 euro, una cosa del genere, perché svendevano tutto quello che avevano. Ma ragazza, è terribile, terribile. C'ha dentro i brillantini. Comunque, c'ha. Vabbè, è finita, non si vede. È tipo una cosa iridescente, atroce. Posto che non struccava. A me non ha struccato niente. Quindi, per fortuna l'ho finito. Poi c'ha questo odore dolciastro, proprio terribile, terribile. Per fortuna è finito. A mai più. A mai più. Questo invece in realtà mi è finito un po' di tempo fa, che l'ho dimenticato. È stato in bagno per 3 mesi? Sì, per 3 mesi, perché mettevo le cose da parte per far vedere. Questo è un altro bagno schiuma. Ho dimenticato, c'è questa bottiglia vuota da 3 mesi, ragazzi. Per farvi capire io quanto sono sbadata. Happy time, è finito 3 mesi fa. Della serie li vado finendo questo qui che è Daily Scrub Adidas. Allora, io il prezzo non me lo ricordo più assolutamente, so soltanto che l'ho comprato perché c'era il prezzo in offerta. Ora, io i prezzi non me li ricordo, l'ho preso io per quel prezzo in offerta. Siccome io sono un po' anzianotta e quando torno a casa guardo lo scontrino, controllo lo scontrino, tant'è che mi sono resa conto che in certe grosse catene molto famose in tutta Europa fanno un po' con la cresta. Quindi infatti io poi me li vado a discutere il scontrino per 1 euro, io me lo vado a discutere l'euro perché non è solo l'euro che levano a me, ma non dimena questo. Niente, io ho visto il prezzo in offerta, riguardando lo scontrino, ho visto di averlo pagato poco più di 5 euro. I 5 euro me li ricordo, il prezzo esatto non me lo ricordo. Diciamo che non l'avrei mai comprato un bagnoschiuma Adidas a più di 5 euro o giù di lì. Oggettivamente credo che sia il miglior bagnoschiuma che io doccia schiuma che io abbia mai usato. Fa un odore meraviglioso, proprio sono di quei profumi che piacciono a me.
lascia la pelle morbidissima, talmente tanto morbida e idratata che non c'è bisogno di mettere la crema, o almeno per me. Esfolia leggermente, molto delicato. Peccato che abbia questo prezzo esorbitante. Io ora non me lo ricordo perché non l'ho più comprato. Io ora ho il Dove, doccia schiuma Dove, che va benissimo. Ma quanto è buono, è stato buono questo qua, credetemi, mai usato niente. Tra l'altro, niente, è per uso quotidiano, io faccio molte docce, quindi vi devo dire che non secca la pelle, proprio la pelle non si desquama. Mi è piaciuto un sacco, ma ha un prezzo assolutamente proibitivo. Io lo stavo comprando col prezzo offerta, ma l'offerta mi sa che non c'era. Non c'era, non c'era. Ahimè, 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 mi è finita la Powder Flash. Una tragedia, ragazzi. Una tragedia, è finita. Non ce n'è più. Le granelli. È finita. Questa l'ho comprata a San Francisco. Finita. Io ora come ora 30 e passa euro e comprare sta stronzata non ce li ho. Diciamo che se me la vendono a 10 euro me la compro, sempre cara è. Ma ahimè, mi è finita la Powder Flash, i benefit. No, questa è stata una tragedia, e diciamo che a prescindere dal mio gatto come giocattolo questa pallina piace, perché l'ho lasciato in cucina e ci abbiamo giocato per tutta la notte. Fa un bel rumore. Poi, vabbè, è finita la ricarica lavamani della Dove, o Dove, come vi pare chiamarla. Finalmente mi sono finite, che le ho detestate, queste salviette struccanti fria. Io, ragazze, ho sentito delle recensioni entusiaste di queste salviettine qua. Allora, sarà che a me non me le ha mandate la fria, ma buono che me le manda la fria, se devo dire che fanno schifo, fanno schifo. Ma io le ho comprate, allora tenete conto, io non vado cercando la salviette chissà di quale marca, di chissà quale prezzo, perché io le compro e le tengo in casa per quando sono molto stanca, per quando mi ritiro molto tardi, ma molto molto tardi, che poi diventa presto. Sono stanca, mi voglio andare a coricare, quindi però mi voglio struccare lo stesso. Quindi io tengo le salviette in casa per emergenze, tant'è che a me un pacchettino di salviette solitamente dura un sacco di tempo. Io arrivo ad un certo punto, erano 4 milioni di salviette, quante? 25 salviette, 5.000 salviette. Ho cominciato a usarla a produzione, così me le levo davanti agli occhi perché non le sopporto più. Dure, ma dure, 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 dure. Fastidiose sugli occhi, che poi tra l'altro non struccano, cioè levano il grosso, quindi bisogna usarne almeno due, cosa che con altre salviette non mi è successo. Ora, alcune di voi ogni tanto mi suggeriscono salviette da comprare. A dirvi la verità, io sto cercando cose in offerta, per cui se io vado al supermercato e vedo qualche cosa in offerta la compro. Non mi sono piaciute, io l'altra volta avevo preso l'altra volta. Vi parlo io di settembre, ottobre, sì. Avevo preso quelle waterproof, per il trucco waterproof, sempre della Fria. Non è che fossi rimasta particolarmente sconvolta, però a onor del vero di quelle mi ricordo che mi era piaciuto molto il tessuto della salvietta. Di queste manco, manco, manco sto tessuto, che c'è il micromassaggio, ma micromassaggio è microabrasione, volete dire. I problemi teoricamente si dovrebbero passare pure sugli occhi. Per cui alla fine io queste qua, sapete per cosa le usate? Io ho continuato a struccarmi con lo struccante normale, con l'acqua detergente normale. Queste qua le passavo alla fine per vedere se magari nel collo rimaneva qualche cosa. Ma non finivano mai, si riproducevano la notte, si rigeneravano la notte, maledette, maledette. Di poi mi sono finiti questi due, a onor del vero questo qua l'ho travasato ma già sta finendo, quindi il Parisienne, o Parisienne, Parisienne, il Parisienne è questo qua che invece è il mio preferito della Bilba, solamente per smalto. Poi sono finiti i dischetti. Ma sto finendo, questi sono quelli del Carrefour, erano 1,5 m di dischetti, 70 centesimi, 75 centesimi. Ne ho un altro tubo sempre della Carrefour che è in via di
di smaltimento, ma mi sa che non tornerò più con quelli a Carrefour, diciamo che quelli Lidl potrebbero andare bene. Poi, questo io l'ho preso tempo fa, l'ho fatto vedere un video haul, lo struccante. Io solitamente lo prendo e lo travaso nella bottiglia più grande, quindi prendo questi piccolini e li travaso. Soltanto che mi sta finendo pure quello, per cui alla prossima volta vado a comprare direttamente io una bottiglia, perché quella che ho mi si è inevitabilmente rovinata, quindi credo perché non sia stata inventata per durare così tanto. Diciamo che io la sto facendo durare tantissimo, quindi niente, io queste bottigliette me le conservo sempre perché possono servire magari in viaggio, ci metto soltanto il bagnoschiuma, invece andare comprando kit piccolini che costano più delle bottiglie normali, quindi li tengo per questo. Comunque mi è finito lo struccante e in realtà mi sta finendo pure l'altra bottiglia, quindi mi sa che comprerò il bottiglione e poi non l'ho lasciato per ultimo apposta, ma è rimasto qua per ultimo, dopodiché la pochettina è vuota, perché è costato un sacco di soldi, perché me ne sono lamentata un po', perché ci ho fatto un video dove l'ho criticato. Perché ho arrivato a un certo punto, credo che non ho fatto, fino a un po' di tempo fa pensavo di non aver fatto un buon acquisto, poi il Clio Makeup mi ha aperto gli occhi e mi ha dato un utilizzo diverso, l'idea di utilizzo diverso, che io l'ho preso, ho detto benissimo, faccio quello che ha detto Clio Makeup e mi è finito proprio in quell'istante, quando io finalmente ne avevo trovato un utilizzo, è finito, sto parlando del Touche Déclat. Beh, è finito, terminato, totalmente asciutto. Cioè, ci ha abbandonato. Sì, manco il pennellino, cioè il pennellino è proprio asciutto. Non ce n'è più. Finito. €14.000 di coso. Ho trovato un sito dove prenderlo a meno. Sono indecisa se prenderlo a meno ora o comunque durante l'estate. O in alternativa chiedere ai miei cognati, a mia cognata, di prendermelo al duty free, e le mando i soldi. Sono molto indecisa, vi dico sinceramente, sono molto indecisa. Ma per ora ho comprato quello Kiko che diciamo è come alternativa, ma assolutamente molto più che bene, quindi anche perché tra un pochettino non metterò più neanche quello. Però diciamo che questo Touche Déclat, per come è stato osannato, acclamato, una delle cose migliori del mondo, boh, a me non è che abbia fatto quello che c'è questo grande effetto. Comunque, è finito. Mi consola il fatto che io almeno l'ho consumato tutto. Forse erroneamente, ma intanto l'ho consumato tutto. Va bene, queste sono tutte le cose che ho finito in un paio di mesi. Sì, a grandi linee sì, perché qualcosa mi è scappato e l'ho buttato, devo essere sincera. Tutta questa roba qua va a finire con lo stesso diretto nella raccolta differenziata. Devo lavare soltanto la bottiglia Adidas, le bottigliette di acetone e poi va tutto per... Ah no, questa qua me la conservo. Non me la sento di buttarla. Questa me la conservo. Questo non so perché ho deciso di conservarlo pure per un po' di tempo. Almeno mi conservo la confezione. È costato 1 milione, ma mi conservo la confezione. Poi fra un pochettino io so che lo butterò. Forse il pennellino. Boh, non lo so. Infatti forse lo conservo per il pennellino. Il pennellino mi può servire, no? No, non credo che me ne farò mai niente, è soltanto che è costato talmente tanto che deve rimanere per forza un'altra poca a casa. Comunque poi butterò praticamente tutto. Va bene, non è stata una cosa faticosissima. Ciao, che le stelle siano con voi, ma io vi dovevo dire qualche cosa. Boh, non mi ricordo. Niente, se mi viene in mente lo aggiungo. Ciao!